ragazzi, io sono Sara e bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui per fare un unboxing super speciale perché è di un pacchetto di Cozy Corner Candles. E come tutti sapete, io sono una sua rep. Questo pacchetto mi è stato inviato appunto gratuitamente da Clarissa per farvi vedere alcune delle sue candele. Però le opinioni sono tutte le mie e sapete che è un brand che vi consiglio da sempre. Come potete vedere dalla mia libreria, infatti, è piena di candele sue che ho comprato praticamente tutte con i miei soldi. Quindi è un brand che io adoro, sono candele bookish strabelle e stra ben fatte, per cui passiamo subito all'unboxing, che è in occasione della settimana del Black Friday, perché questo fine settimana, quindi dal 29 novembre al 1 dicembre, sul sito Etsy di Clarissa ci saranno degli sconti pazzeschi. Ci sarà il 25% di sconto su qualsiasi candela senza bisogno di introdurre nessun codice. Quindi sì, io ho un codice mio personale che potrete usare, quindi ve lo lascio, è Cozy Roar, se lo vorrete utilizzare dopo il Black Friday perché magari non avete visto questo video in tempo, ma per il Black Friday non c'è bisogno di sconti. In più, tutte le candele delle collezioni seasonal potranno essere acquistate soltanto in questa occasione perché poi andranno via dal negozio. Quindi una è anche in questo pacchettino, ma ce ne sono altre come Weasley's Weather, che già ho, Misty Fox, che già ho e che adoro, quindi io ve le consiglio tanto. Ma andiamo ad aprire il super pacchettino perché siete tutti qui perché volete vedere che candele mi ha inviato Clarissa, e sono delle candele stra belle. Prima di tutto, Clarissa è sempre stra carina e in pacchetto ai pacchi, come potete vedere, ci mette anche un adesivo con scritto thank you, quindi sono stra bellini e ben presentati, che è un qualcosa che ovviamente non è proprio fondamentale, però ovviamente l'occhio ha la sua parte e è un qualcosa che fa piacere ricevere. Arrivano come sempre stra ben impacchettate, completamente circondate da bubble wrap, in modo che se anche vi cadono non si ammacca nulla, non arriva nulla rovinato, e poi con lo scotch appunto c'è scritto sopra quale candela è, in modo che voi possiate riconoscere che se avete fatto degli ordini per qualcuno, un vostro amico o anche per Natale, non apriate insomma l'imballaggio, ma possiate impacchettarle in questo modo, in modo che non si rovinino. E in più mette sempre una etichetta con un piccolo ringraziamento, e è sempre stracarino perché è anche fatto a mano. E io lo adoro. Come potete vedere, ho ricevuto 4 candele, che erano alcune delle candele che volevo di più in assoluto, ma state sicuri che il mio carrello è comunque pieno, perché anche io al Black Friday andrò a spendere tutti i miei soldi su Cozy Corner Candles. Alla fine del video vi dirò anche la mia wishlist delle 4 candele che sicuramente prenderò, in modo da potervi dare qualche spunto. Ma diciamo di iniziare, e inizio con la candela che ho preso della Limited Edition, che vabbè raga, voi non potete capire, è secondo me esteticamente meravigliosa perché ha dei colori molto autunnali che adesso vedrete bene, e io adoro l'autunno, la mia stagione preferita, io sono nata in autunno, e questa è tratta da una serie TV che è una delle mie serie TV preferite in assoluto, ed è Festive Star Solo. Guardate quanto è bella! Mi piace da morire il fatto che abbia tutte queste lucine che fanno quasi un effetto bokeh, e dietro ci siano le foglie degli alberi. È veramente strabello il label, quindi l'adesivo, e profuma di caffè appena fatto, latte di mandorla e caramello, che è un qualcosa di divino. Io adoro i beveroni americani, quindi tutti gli Starbucks, i caffè questi al caramello, e è una cosa che mi piace tantissimo, quindi secondo me questa bruciata vicino al comodino mentre si legge di autunno con una bella tazza di caramellate è la fine del mondo. Guardiamo. Oh vabbè dai, è bellissima. Come sempre l'interno della cera, il colore, matcha moltissimo l'adesivo, e è... vabbè. Io già sento il profumo e l'odoro! Ed è di un colore meraviglioso, di un marrone caffè latte, bellissimo. Fermatemi un attimo mentre vado a morire perché sto per mangiarmi della cera. Non avete idea della bontà di questo profumo, e devo dire che secondo me profuma meglio di qualsiasi bevanda io abbia mai anche soltanto annusato da Starbucks. Sa proprio della mia bevanda perfetta. Si sente tantissimo il caramello, che è uno dei miei profumi preferiti. Caramel everything! Mi ci cospargerei anche io. Ma leggera, si sente anche la nota di mandorla, del latte di mandorla e del caffè,
che le rendono paradisiaca, veramente ragazzi, questo profumo, se soltanto fosse in formato liquido, sapete che me lo sarei bevuto tutto, e ci sta tantissimo con quello che io immagino siano le Gilmore Girls, quindi Lorelai e Rory con un profumo del genere mentre sono al bar del caffè da Luke e prendono del caffè. Oh, adoro! La nostalgia. Ora ho fame, ora grazie Clarissa perché la mia dieta è finita, perché io dopo di questo video devo andarmi a fare il mio solito caramellatte perché... E quindi questa è passata tipo al primo posto della mia lista tra le seasonal, perché tra quelle che ho assaggiato la mia preferita era Misty Fox, ma questa è imperdibile ragazzi, perché è anche molto molto diversa da tutti gli altri profumi che io ho mai annusato tra le candele di Clarissa, quindi questa è eccezionale, eccezionale, vabbè, ciao. Ciao poveri, adesso apriamo. Ok, visto che ci stiamo, apriamo tutte le candele tratte dalle serie TV. Chi mi conosce sa che questa serie TV è un'altra delle mie ossessioni, che la adoro, quindi quando ho visto che Clarissa, cioè, quando ho visto, quando ho letto che Clarissa stava facendo una serie di candele sulle streghe, quindi di The Witching Hours, io le ho scritte in privato perché ho il suo numero, gli ho scritto: Clarissa, se non mi fai una candela di... No, io non l'ho minacciata, non è vero, gli ho scritto: Clarissa, per favore, dimmi che ne hai fatta una su Sabrina, e boom bitches, Sara è stata esaudita, e ovviamente gli ho detto: guarda che io la compro subito, ed è Rebellious Sabrina, è bellissima, adoro il label perché tutta la collezione è molto sui toni scuri, sul nero, sui rossi, ma questo ha questa fantasia con il gatto che parte Salem, quindi io amavo, e tutti questi occhi su sfondo rosso. È molto simile a una fantasia che io vedrei bene su dei tarocchi, e mi ha fatto impazzire questa cosa. È bellissima. I profumi sono il budino al toffee di zia Hilda, spezie magiche e burro di vaniglia. È un qualcosa di paradisiaco, secondo me. Sarà, non lo so, non l'ho ancora annusata, però la candela è estetica a livelli allucinanti, secondo me, delle foto con queste e il mio Funko Pop saranno la fine del mondo, per cui non vedo assolutamente l'ora di annusarla. Che poi ho paura sempre di bruciarle perché sono talmente belle che non voglio che finiscano, però poi ovviamente le posso sempre ricomprare, e in realtà fanno molto profumo anche senza accenderle, soltanto aprendo la lattina e mind blown, perché me l'aspettavo rossa e invece è bianca, e secondo me ci sta tantissimo, che va un po' a, se, non lo so se questo è vero, però per me il fatto che l'adesivo è scuro significa il lato da strega di Sabrina, e la parte chiara della candela è il lato umano di Sabrina, e queste cose a me mi ingrippano tantissimo il cervello, io adoro. Vabbè, e io che devo dire, ogni volta sono lì che ne annuso un'altra e sono della serie, è la mia nuova candela preferita. È molto diversa da tutte quelle che io abbia mai usato, è molto dolce, ma non è troppo dolce, non è quel profumo di vaniglia talmente forte che è stucchevole e disgustoso, ma è un qualcosa di paradisiaco. Se amate i dolci, questa la dovete assolutamente prendere. La vaniglia, più il profumo della cucina di zia Hilda mentre fai i dolci. È quasi come se riuscissi a vedere delle piccole particelle di magia che volano fuori dalla candela quando l'annuso, per quanto è buona. L'altra volta sono diventata un meme con il mio unboxing della collezione Nevernight. Questa volta anche sono pronta a questa evenienza, perché tanto io sono un meme vivente, ma... Cioè, io voglio che Clarissa inizi a creare anche dei profumi per il corpo, cioè dei profumi liquidi, con queste profumazioni, perché ragazzi sono meravigliose, questa qua secondo me è buonissima anche da usare come profumo, non lo so, secondo me è una... Boh, io adoro l'aromaterapia, quindi questo qui mi calmerebbe tanto, profumo molto calmante secondo me, anche se non c'è né lavanda né altro dentro, è una di quelle cose che magari dopo una giornata stressante, dopo una bella doccia calda, si accende questa e ci si rilassa da morire, e adoro questa cosa perché riesco a associare ogni candela a un momento diverso della giornata e a vedere come io le userei, e sono tutte candele che brucio, io le brucio tutte, io le amo, quindi le uso per vari momenti della giornata, e questa è fantastica e io ve la consiglio tantissimo anche questa, anche se è di una collezione fissa, quindi non andrà via con il Black Friday. Ora andiamo avanti, questa è una candela di una coppia che appena ho visto che Clarissa l'ha fatto ho detto vabbè,
vabbè, ciao. Stavo aspettando nel comprarle solo appunto perché volevo sfruttare lo sconto del 25% del Black Friday, perché io compro sempre sui candeli al Black Friday perché è uno sconto pazzesco, però ovviamente sono riuscita ad ottenerle prima, infatti la compagna di questa qua sicuramente la ordinerò al Black Friday, ed è Avant-Garde Audrey Rose. Questa è tratta dalla serie di Stalking Jack the Ripper, che uscirà anche in italiano l'anno prossimo per Oscar Bolt. È una serie bellissima e il personaggio di Audrey Rose è uno dei personaggi a cui mi sento più legata emotivamente e nei quali mi rivedo di più per tanti motivi. Siamo molto simili per quanto riguarda le nostre attitudini e i nostri sogni, eccetera eccetera, quindi la adoro e mi piace tantissimo, come le ho detto, il label, come sempre, perché mi ricorda queste fantasie di tessuti damascati con l'oro molto preziosi, che sono esattamente quelli che io vedo indosso a Audrey Rose nella mia mente. I suoi vestiti sono così scuri, tenebrosi, con un punto luce che è l'oro, e tessuti damascati preziosi, lussureggianti, meravigliosi. Quindi è fandom senza essere troppo fandom, non è cartoonish, ma è di gusto, secondo me, non è pacchiano, esatto quello che volevo dire. E questo profumo è di Alle Erbe, Bergamotto, Carattere e Studi, ed è, secondo me, anche qui in questo caso il colore è un giallo ocra che ricorda moltissimo l'oro e matcha tantissimo con la candela. E Madonna, si sente tantissimo il bergamotto, che è un agrume, quindi è molto agrumata, però è una cosa, secondo me, non troppo forte come al solito. Clarissa riesce a trovare un'armonia tra i vari profumi che è sempre eccezionale. Infatti è fresca, sa proprio di tè alle erbe al limone, bergamotto, limone, simile, ed è molto molto fresca. Questa dà anche molta energia, io la vedo perfetta da metterla vicino mentre studio e per farmi concentrare, mentre magari effettivamente bevo una tazza di tè. E è assurdo come ognuna delle candele in quest'ordine io riesco ad associarla a un momento della mia giornata. Questa nel pomeriggio, quando vedete l'inizio della sonnolenza post pranzo, vi sveglia, vi dà energie e vi aiuta a concentrarvi e studiare, perché questo è quello che Audrey Rose vorrebbe per voi. È veramente buonissima, stradifferente dalle altre due che sono molto dolci e che mi fanno venire fame. Questa qui no, mi dà proprio energia e mi sveglia, ed è una cosa bellissima. E ovviamente la compagna di questa candela sarebbe quella di Thomas, e io la comprerò 100% al Black Friday, perché la povertà ci piace. Però, cioè, a 6 euro a candela io non posso dire di no a tutte le candele che adoro. E infine l'ultima candela viene sempre dalla collezione di The Witching Hour, che è meravigliosa, le avrei volute prendere davvero praticamente tutte, però ho scelto le mie preferite perché volevo dar spazio anche ad altre candele. Ed è Predatory 13. Quando l'ho vista mi è venuto un attimo la lagrimuccia, il momento emotional, perché le 13 insieme, vabbè, ma non fa parte delle 13, sono i miei personaggi preferiti della serie di Throne of Glass. E la bellezza di questo adesivo rosso con il nero, quindi sangue, adoro. I can't, I fucking can't. Troppo, troppo, troppo bella. Vabbè, vabbè Sara, cerca di non piangere, cerca di non piangere. Il colore è un bel rosso vivace e ci sta tantissimo con il label. Questa dovrebbe profumare, perché non ve l'avevo detto, di caffè nero, vaniglia, rose bianche e preda facile, che è secondo me un qualcosa che verrà strabuono, perché dovrebbe essere sia dolce che floreale, quindi tanto perdute e temute. Il momento di Sara, collect your thoughts, ce la puoi fare? Voi volete avere questa candela nella vostra vita, io vi dico solo questo: è la combinazione perfetta tra le altre tre candele, è dolce ma è floreale e richiama le scene, tantissime scene, richiama la mente tantissime scene di Kingdom of Ash, che è l'ultimo libro della serie del Trono di Ghiaccio, e è perfetta, richiama l'essere spietate, ma allo stesso tempo essere delle donne fragili che hanno il loro passato delle 13, perché ognuna di loro ha la loro storia, e
questa candela non lo so come tramite un profumo riesce a trasmettere così tante cose. Questo è un dono che ha Clarissa, perché non è da tutti. Tutti possono mischiare un paio di oli profumati e creare un'essenza, però l'essenza giusta da abbinare al giusto personaggio e senza risultare mai troppo forte è un dono. E Clarissa, ti prego, continua a fare candele per tutto il resto della tua vita, perché io ne ho bisogno. Questa mi ha riportato alla mente in una sola sniffata talmente tanti ricordi, talmente tante emozioni. Mi ha dato delle lacrime, cioè mi ha portato sul baratro delle lacrime. Con una sniffata sola. I'm mind blown. Questa. Voglio che la mia stanza profumi di questa sempre. Cioè, gli altri mi ricordavano dei momenti della giornata, mi avrebbero aiutato in alcuni momenti, non le avrei bruciate tutto il giorno. Questa la brucierei tutto il giorno, per quanto è meravigliosa, e non lo so, forse bruciandola durante il ciclo pianterei sempre, però è talmente buona che io veramente voglio che la mia stanza profumi sempre di questa essenza. Si sente la vaniglia al punto giusto, si sentono le rose al punto giusto, il caffè gli dà quella nota un po' più forte, più decisiva, secondo me, che si addice tanto alle 13, e preda facile, preda facile. Io divento una preda facile perché dopo che l'ho usata può arrivare chiunque e mi lascia uccidere tranquillamente. Woohoo! Ebbene sì, ragazzi, queste sono tutte le candele che Clarissa mi ha inviato. Ora vi faccio la mia lista delle candele che io comprerei per il Black Friday. Assolutamente al primo posto c'è Thomas, la candela di Thomas, perché voglio la coppia, la Cressworth, con Audrey Rose. Anche quella è veramente molto molto bella, vi metto qui la foto, sono meravigliose e secondo me avrà un profumo meraviglioso. Volevo poi comprare la candela di Abraxos, quindi che è il drago, il Wyrn, di Manon Blackpink, perché non lo so, è un drago. Ah, io poi sono proprio molto frivola su queste cose, anche se mi piace molto l'etichetta, non so di cosa profuma, io la voglio. E quindi Abraxas sicuramente è uno dei personaggi che vorrei tanto comprare durante questa offerta. Per quanto riguarda le collezioni seasonal, vorrei molto comprare Pemberley, quindi quella ispirata un po' a Orgoglio e Pregiudizio, perché secondo me profuma di tè, mi piacerebbe davvero tanto, quindi vorrei comprare lei. E poi l'ultima candela è la candela esclusiva per il Black Friday, perché avete sentito bene, proprio oggi è stato annunciato sul profilo di Cozy Corner Candles che ci sarà una candela esclusiva durante il weekend del Black Friday, che è Roman Knows Walls, quindi è ispirata a Anastasia, è meravigliosa e io ovviamente devo mettere le mie mani su quella candela. Quindi queste sono le quattro candele che io comprerò sicuramente. Fatemi sapere giù nei commenti qual è stata la candela secondo voi più bella tra quelle che vi ho fatto vedere. Io le amo tutte, non fatemi scegliere. I miei bambini nello scorso video dicevo sì, le mie candele di Nevernight, sì, anche io non so scegliere. Guess what? Sara non sa scegliere, ma fatemi sapere anche quali vorreste comprare giù nei commenti e se approfitterete dello sconto del 25%. Vi ricordo che non c'è bisogno di inserire codici sconto, che tutte le candele seasonal poi non saranno più disponibili e che la candela di Anastasia sarà disponibile soltanto appunto dal 29 al 1 dicembre, quindi nei 3 giorni del Black Friday. Tesoro, il mio tesoro. E ora la smetto di umiliarmi. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un bel mi piace e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Come sempre giù nell'info box ci sono tutti i link di Clarissa, di Cozy Corner Candles, Instagram e Etsy. E sì, io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!